Martella Porzi, eletta consigliere nelle liste del Partito Democratico nelle elezioni regionali del 31 maggio scorso, è il diciottesimo Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. È la prima donna nella storia della Regione chiamata a presiedere l'Aula di Palazzo Cesaroni. È stata eletta nella seduta del 10 luglio con 13 voti e 8 schede bianche espresse dai 21 componenti dell'Assemblea. Questi punti centrali e gli obiettivi della sua Presidenza. Far sì che l'assemblea legislativa produca leggi efficaci ed appropriate ed eserciti un attento controllo sull'attività dell'esecutivo, valutando e verificando l'efficacia e l'impatto delle leggi e di tutti gli atti approvati. L'Assemblea dovrà svolgere una funzione di effettiva rappresentanza regionale. I consiglieri dovranno quindi farsi carico non solo della città o del territorio di provenienza, ma del complesso dei 92 comuni umbri, per garantire uno sviluppo economico e sociale omogeneo e senza lasciare nessuno indietro. Sarà garantito un impegno serio e costante per far sì che si accorci la distanza tra i cittadini, la politica e le istituzioni. Un'attenzione particolare sarà posta nei confronti dei giovani. Palazzo Cesaroni dovrà essere sempre più un luogo istituzionale aperto e stimolante nei loro confronti. In questi cinque anni saranno organizzate periodiche occasioni di incontro e riflessione sui temi della legalità e delle tossicodipendenze. Queste infine le parole chiave. Partecipazione, semplificazione, trasparenza, innovazione, informazione e comunicazione, rigore e sobrietà. Benvenuti a Il Punto, la trasmissione settimanale di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Come avete visto dalla scheda, oggi non ospitiamo il consueto confronto fra un consigliere di maggioranza e uno di opposizione. Abbiamo infatti eh, come ospite la presidente dell'Assemblea Legislativa Donatella Porzi, benvenuta. Grazie a voi. Eh, Che risponderà alle domande dei colleghi Marco Brunacci, capo redattore dell'Edizione Umbria del Messaggero, benvenuto, Buongiorno. e eh, Alessandro Antonini, giornalista del Corriere eh, dell'Umbria. Saluto a tutti. A voi. Comincia Marco Brunacci. Presidente, abbiamo sentito la scheda c'è di tutto, lei fa dall'innovazione alla partecipazione a tutto il resto. Eh, lasci dire, l'Assemblea legislativa dell'Umbria non viene percepita eh, come, eh, come un organismo eh, importante da molta parte della, della popolazione dell'Umbria, eh, eppure eh, potrebbe avere un ruolo, eh, se non proprio così straordinario, eh, voglio dire, come eh, si evince da così da qualche dichiarazione un po' pomposa, eh, comunque potrebbe avere un ruolo importante. Per esempio il primo ruolo dovrebbe averlo eh, per risolvere la questione delle province. Lei viene dalle province, eh, sa perfettamente qual è la situazione, sa perfettamente qual è la situazione dei dipendenti provinciali. Che cosa intende fare nei prossimi 15 giorni, Presidente? Intanto grazie per questa domanda e rispetto forse alla, diciamo, alla scheda che mi ha presentato, nella quale sono state illustrate forse troppe intenzioni, dico che quelli sono i presupposti da cui sono partita nel momento in cui ho osservato anch'io l'Assemblea Legislativa dal di fuori, perché fino a da poco in realtà non, non ne avevo la, la conoscenza che sto maturando in questo periodo. E quindi... Quelle parole chiave che sono state individuate un po' nella mia apertura dell'attività dell come presidente nascono appunto? Forse dalla mia personale percezione, dalla, per, dalla percezione che ho raccolto, anche incontrando tante persone nel momento in cui mi sono proposta per la candidatura diciamo alti, alla carica di consigliere. Mi interroga giustamente sulla questione delle province, è un tema che io sento molto da vicino perché ho condotto un'esperienza da, da amministratore in quel contesto. E cosa dire? Intanto esprimo un po' di criticità rispetto a come è stata condotta questa riforma perché il, la necessità di una riforma dell'architettura istituzionale non la metto assolutamente in dubbio, c'era bisogno di intervenire. Ho sempre pensato che era prima più opportuno definire l'obiettivo verso il quale si voleva andare, per poi procedere a step e quindi realizzare una serie di trasformazioni, una serie di procedure che tenevano conto di una complessità della situazione che va in primis dal personale. Perché oggi noi assistiamo giustamente a una richiesta di eh, risposte chiare, mh, precise su quello che può essere il destino di queste persone. E questa richiesta nasce da un diritto sacrosanto, che è quello di capire quale può essere il futuro di ciascuno dei dipendenti della provincia. Dovremmo avere più chiaro forse il modo in cui le deleghe tornano alla regione, rimangono in capo alla provincia, in quale maniera affrontare questa nuova riorganizzazione. Certo, ogni cambiamento è un terremoto, in qualche maniera difficoltà era diciamo, prevedibile che le avremmo in qualche maniera affrontate, che le avremmo trovate. Spero veramente che nel più breve tempo possibile si possano individuare intanto le eh, condizioni per evitare il default delle nostre province. Perché questo default, diciamolo chiaramente, non nasce da una cattiva gestione come qualcuno ha voluto rappresentare. Negli ultimi cinque anni, quelli nei quali anch'io sono stata un amministratore della provincia, noi abbiamo calato 100 unità di personale rispetto a quello che abbiamo trovato. In cinque anni: 100 unità non sono cosa da poco. Mentre abbiamo assistito negli anni precedenti, vuoi anche per il, il passaggio di delega importante dalla regione alla provincia ad un'assunzione di personale che era necessario e sufficiente probabilmente per quelle deleghe o questo si era ritenuto in quel momento. Si intende forse sta rispondendo alla presidente Marini che aveva parlato di cicale formiche? No, no, io rispondo no. alle tante persone che ho ricevuto, che mi scrivono, che mi messaggiano, che chiedono un conforto e ai quali rispondo dicendo analizziamo i fatti. Eh, I tagli che abbiamo subito negli ultimi anni sono tagli che avrebbero messo in difficoltà Chiunque. E il fatto che nella condizione in cui si trovano le due province dell'Umbria c'è la gran parte delle, delle province della nostra, molte delle province della nostra nazione, la dice lunga. Tant'è che anche a livello nazionale si stanno prevedendo e strutturando dei percorsi che vanno nella direzione di sistemare un po' le cose come è giusto che vadano sistemate. Poi se eh, in alcuni anni si è stati cicale, forse questo è accaduto. Non spetta a me esprimere dei giudizi di merito, ognuno farà le valutazioni, però io ritengo sia necessario, serio e eh, soprattutto doveroso fare delle valutazioni che partano dai numeri, dai dati certi e non da, dall'estemporaneità che molto spesso ci prende in questi casi. Perché io Beh. quando ho ricevuto i miei colleghi della provincia, perché li voglio chiamare così, eh, ho avuto anche diciamo, consigli di chiudere le porte del palazzo: non lo farei mai. Per me sono persone che meritano il massimo rispetto, vivono sicuramente un'esperienza che non si augura a nessuno. Chi è entrato in provincia, sicuramente è entrato pensando che il proprio percorso lavorativo sarebbe finito lì. Oggi reinventarsi una professione, una collocazione a una certa età eh, non è facile per nessuno e quindi vanno comprese anche i toni, forse a volte diciamo così eh, concitati, con i quali sono state rappresentate alcune situazioni. Alessandro Antonini. Presidente, visto che Marco ha aperto una breccia sulla questione di provincia, le faccio una domanda a corollario ma che eh, insomma, può liquidare in poche parole. Eh, diciamo, lo spettro del default, del distesto di bilancio e del commissariamento. Per qualcuno, per qualche commentatore eh, viene visto come da parte della, della regione, della, di Palazzo Donini, e per cui le faccio la domanda, visto che lei rappresenta l'Assemblea, è Presidente dell'Assemblea, come una modo, diciamo, una, mh, c, 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 mh, viene vista la, eh, diciamo, la longa manus di qualcuno che grida al lupo a lupo per poi... Eh, nel momento in cui i dipendenti che verranno eh, presi dalla regione eh, avranno diciamo, un abbassamento di, di stipendio, di, di emolumenti, penso alle PO che sono state cancellate, eh, appunto, poi ne, ne beneficerà la regione che ha, che ha di fatto no, in qualche modo eh, preso la, una buona parte dei dipendenti che altrimenti avrebbero comunque sia visto lo spettro degli isuberi. Allora, lo spettro degli esuberi non è comunque ancora del tutto scongiurato, anche se stiamo lavorando veramente con tanta attenzione a che eh, questo dato si assottigli sempre di più fino ad azzerarsi, perché l'obiettivo è che non ci siano esuberi. È evidente che mantenere lo status quo, quindi con il numero delle posizioni organizzative che erano presenti eh, fino all'altro ieri, perché di fatto queste sono state diciamo, annullate con il primo di ottobre, se non, se sì. non ricordo male. Cosa tra l'altro annunciata da parecchio tempo e che altre province già avevano fatto, quindi ricordiamo anche questo. Mi scusi, sono state annullate le PO, ma non i dirigenti? Non i dirigenti, eh, scusate, esatto. Le sono le posizioni, posizioni, posizioni organizzative, la qualifica, sì, una qualifica eh, particolare, l'amministrazione provinciale. I mini dirigenti, no? un, esatto. un quadro mm. intermedio. Un po' di soldi in più. Qualche soldo in più. Ecco, questo sicuramente incide nelle tasche delle persone che hanno visto questa, diciamo, attuarsi questa situazione che era stata comunque annunciata e che forse qualcuno pensava eh, si procrastinasse fino al passaggio in regione o nelle altre eh, partecipate dove eh, alcuni troveranno collocazione è evidente che anche questo determina una riorganizzazione della vita di ciascuno degli individui io l'ho detto anche ai rappresentanti dei dipendenti della provincia che sono venuti a farmi visita qualche giorno fa in tante famiglie si è purtroppo registrato un momento di difficoltà e contratti di solidarietà che hanno visto per esempio dimezzare gli stipendi nelle famiglie un periodo di crisi purtroppo come quella che abbiamo vissuto ha messo a dura prova tante categorie, tante situazioni lei mi ha fatto una domanda specifica, eh, sono state azzerate le posizioni organizzative e non eh, le dirigenze. Beh, io non posso entrare nel merito delle scelte di un'istituzione nella quale non sono più, però è evidente che la Regione aveva posto come, diciamo, eh, non lo voglio chiamare paletto perché non è un paletto, ma come condizione per poter diciamo, acquisire... Eh, questa mole di, eh, di, di, di dipendenti che dovrebbe aggirarsi intorno alle 400 unità, tra tutto, eh, un azzerare delle posizioni per poi fare delle valutazioni. Questo significherà che anche il personale della regione si troverà a dover rinunciare a qualcosa. E noi sappiamo che nel eh, momento. Il costro la Giunta ha annunciato entro ottobre una riduzione dei dirigenti, però ad oggi non abbiamo. Dati certi non ne abbiamo, quindi non mi piace dare numeri sulla base di supposizioni. Sono valutazioni che si stanno svolgendo con grande veramente attenzione, con grande rispetto di ciascuna delle persone che sarà interessata da questi provvedimenti, pensando a ciascuno di loro come veramente a, a un individuo, non a un numero. E questo lo posso garantire. Il nostro problema oggi è quello di garantire la, la riduzione a zero degli esuberi, perché al momento noi abbiamo una 40-60 eh, diciamo, numero di, di, di persone che non rientrano in quei passaggi perché ci sono delle risorse che sono mh, tali da permettere questo. Insomma. Presidente, c'è un'emergenza lavoro eh, enorme in Umbria. Uh, il, il messaggero scrive di, di un uh, concorsino in regione per poche decine di persone, arrivano centinaia e centinaia, dovete allungare i termini, ancora non è finita. Uh, abbiamo parlato delle province, il problema c'è, eh, ogni storia merita, come ha detto lei, rispetto, però voglio dire, qui parliamo di persone comunque tutelate. Uh, invece c'è un mare di gente, di ragazzi che sono fuori dal, dal mercato del lavoro. Allora, l'assemblea legislativa, come si chiama adesso, è vietato no? chiamarla Consiglio regionale? Bene, ok, assemblea legislativa è, è, un, è, è più impegnativo, più serio. Allora, lo fa o non lo fa? Una, la fa o non la fa un'iniziativa per il lavoro? Eh, mette insieme sindacalisti, rappresentanti delle industrie? Qualche giovanotto che fa le start-up, eh, qualche eh, persona che eh, è riuscita ad avere qualche successo, cerca di far vedere che è possibile far ripartire questa regione in qualche maniera? Si impegna? Sono d'accordo su questa sua sollecitazione perché ritengo che sia un elemento dal quale ripartire per generare anche un sentimento di fiducia che oggi sta mancando. Io vorrei sottolineare le tante iniziative Lei parlava dei giovani e su questo voglio spezzare una lancia rispetto al programma Garanzia giovani che in Umbria, grazie all'attività messa in piedi da Regione e Province, perché con i centri dell'impiego noi abbiamo trovato un esercito di precari che lavorava per altri precari. E lo voglio ricordare, l'anno scorso quando questi precari della provincia stavano a scadenza e a rischio di eh, chiudere la loro esperienza lavorativa, si trovavano eh, negli uffici a rappresentare l'urgenza e a raccogliere la disperazione di tanti giovani che magari in questo programma hanno visto una chance, una possibilità. Il numero dei programmi messi in piedi, il numero dei percorsi della nostra regione sono veramente importanti e danno la misura di una grande professionalità. Quindi questa è una categoria che in qualche maniera abbiamo cercato di tutelare. Non abbiamo risolto il problema perché abbiamo tanta disoccupazione e tanti giovani che si avvicinano anche a queste esperienze dei prossimi concorsi che sono veramente una briciola rispetto a con, una, diciamo, con una aspettativa clamorosa. Sono Anni di attività, per cui eh, capisco, ma accanto ai tanti giovani io ci metto anche i quarantenni, i cinquantenni, eh, una categoria che deve starci altrettanto a cuore perché sono persone che, comunque, hanno nella maggior parte dei casi, con grande diciamo incertezza, messo in piedi dei progetti di vita di grande precarietà che vanno dalla, dal formare una famiglia, all'acquistare una casa quando questo è stato possibile e al dover diciamo così in qualche maniera provvedere ai propri figli. Cioè, ci sono situazioni di grande drammaticità per cui iniziative come quelle che Lei stava indicando rispetto alla possibilità di. Eh, Fornire anche degli esempi di positività che possano generare anche un minimo di fiducia in un momento in cui si sente parlare di ripresa. Questi segnali ci sono, ma perché daranno i loro frutti dovrà passare ancora del tempo e quindi non vorrei illudere nessuno, c'è ancora da stringere veramente la cinghia e rimboccarsi le maniche seriamente. La, la Presidente accetta questa sfida, la Presidente dell'Assemblea Legislativa fa una serie di iniziative in questo senso. Ma io nel, nella Prossim mia anno. precedente esperienza mi sono sempre prodigata, soprattutto rivolgendomi ai giovani, perché la mia deformazione professionale da insegnante mi porta molto spesso a dialogare con questa categoria, pur avendo grande rispetto per le altre che ho citato prima. Quindi generare fiducia senza illusione e grande diciamo, disponibilità anche all'informazione, all'essere vicino a chi questi percorsi che magari non li conosce bene, a strutturare anche una forma di, eh, di tutoraggio attraverso le nostre istituzioni credo che sia il dovere di un amministratore in questo momento. Antonini, Presidente, sono diverse consigliature, molte consigliature che si sente parlare di Palazzo di vetro, no? il Palazzo Cesaroni come un palazzo trasparente. Eppure molti cittadini sentono, come diceva anche prima, la scheda, la distanza, la distanza tra il palazzo e appunto le, la cittadinanza. In questo inizio di, di consigliatura alcuni gruppi hanno manifestato insomma, critiche in merito appunto alla scarsa trasparenza secondo loro del, dell'ente. Palazzo Donini, l'esecutivo, dalla sua annuncia una riforma della, della, della concertazione, eh, facendo, avendo fatto anche Mea Culpa in campagna elettorale dicendo che la vecchia concertazione era diciamo, fallimentare, per cui serviva una concertazione più snella, più veloce e questo lascia pensare anche meno ampia, meno eh, partecipata. Il palazzo ha diciamo, questo problema di trasparenza e soprattutto, come eh, si diceva prima, deve essere diciamo, un contrappeso anche dell'esecutivo in qualche modo. Pensate a delle iniziative particolari sulla trasparenza, sull'apertura diciamo, maggiore della, del palazzo, dei suoi dati, dei, dei database? Sì, su questo ci siamo interrogati raccogliendo anche le istanze che sono venute dai gruppi di minoranza come lei citava. Una verifica la stiamo facendo perché, se c'è questa difficoltà di recuperare dati, di vedere diciamo, gli atti, io credo che eh, dovremmo procedere perché il palazzo sia non soltanto trasparente di vetro, ma perché sia anche percepito nella sua funzione. Non, non mi sento di dire che siamo un contraltare rispetto all'esecutivo. Credo che noi mh, dovremmo adottare un sistema altro, quello della collaborazione. Io l'ho detto anche rispetto ai gruppi politici. La campagna elettorale è finita. Oggi noi abbiamo un obiettivo, che è quello di governare e di rendere migliore la vita dei nostri concittadini. Quindi, non può essere una contrapposizione tra esecutivo e assemblea, non può essere una contrapposizione tra gruppi politici. Lo dico con grande diciamo, convinzione oggi anche tra, la, tra il nostro consiglio no, tra i nostri consiglieri molto spesso mi, mi è capitato di registrare un clima di collaborazione e non di opposizione mm, ce l'ha ricordato in questi giorni anche mm, nell'omelia per San Francesco eh, Monsignor Scola non è il caso di parlare di opposizioni, di gruppi che si affrontano, che si contrappongono magari, ma che cercano la soluzione, quindi non è mettere in difficoltà l'uno o l'altro che fa il bene della nostra comunità. Ci avviamo verso la fine della trasmissione, abbiamo otto eh, minuti circa, mi raccomando domande brevi e risposte altrettanto brevi. Brunacci. Presidente, però non bisogna eh, che si dia neanche il, a intendere alla, alla, gente, alla gente Umbra che l'Assemblea legislativa faccia tappezzeria eh, e la Presidenza del, del, dell'Assemblea faccia tappezzeria, bisogna essere eh, stimolo. Del, del governo, per essere stimolo del governo bisogna fare proposte concrete, bisogna discutere sul concreto e mi sembra che qualche volta il Consiglio regionale, l'Assemblea legislativa non lo faccia, riesce lei a pensare a iniziative che possano costringere tra virgolette, i gruppi a parlare di cose precise? Ce ne sono nel programma di, di, questa, di questa legislatura, c'è la, la riforma del, proprio degli enti, eh, la semplificazione ancora che non funziona come dovrebbe eh, funzionare, ci sono iniziative economiche, spending review che deve essere ancora fatta, ce la fa la Presidente dell'Assemblea Legislativa, costringerà l'esecutivo a confrontarsi su queste cose concrete? Mi deve scusare se non, non, non accetto il costringere. Credo che queste prerogative siano tanto dell'esecutivo quanto dell'assemblea, quindi credo che sarà un punto, sul, sono dei punti sui quali c'è una certa diciamo, convergenza e quindi credo che veramente mh, non è un salotto, non è un luogo nel quale ci ritroviamo senza contrasti, a volte questi contrasti emergono, è normale che sia così. Però non mi va neanche di dare l'idea che l'Assemblea legislativa sia un ring nel quale veramente si affrontino gruppi così distanti tra di loro e soprattutto questa contrapposizione. La consapevolezza che siamo forse in ritardo su alcune cose che dobbiamo. Ri Riflettere ulteriormente rispetto a quelli che possono essere i processi che servono al nostro contesto regionale, che è una regione piccola che ha difficoltà ad affrontare certi temi, che rispetto ad altre negli ultimi anni ha subito una crisi che l'ha fatta. Scivolare no, anche nei livelli della povertà verso regioni eh, che afferiscono al sud sono dati che abbiamo ben in mente. Però voglio anche riportare alcuni elementi che ci danno da sperare. Le risorse europee che sono state assegnate per questo settennio alla nostra regione sono risorse importanti, superiori ad alcune regioni più grandi di noi e questo significa che su questo settore si è lavorato bene, non è sufficiente. Sicuramente dovremmo andare verso una semplificazione, verso un avvicinamento maggiore della nostra presenza sul territorio, uscire un po' da questo palazzo e essere meno autoreferenziali, lo dico spesso ai miei colleghi, eh, tante discussioni al nostro interno forse ci fanno percepire, come ci veniva detto prima, come qualcosa di cui non si comprende neanche. La natura, l'utilità. Ecco, stiamo più tra la gente, cerchiamo di percepire quali sono le loro istanze e di tradurle in sollecitazioni che verso l'esecutivo possono poi magari sollecitare forme e risposte che sono quelle che servono alla nostra comunità. Prego Alessandro. Presidente. Mi permetta una domanda meno istituzionale e più politica. Lei fa parte di un'area politica all'interno del PD che fa capo all'onorevole sottosegretario Gian Piero Bocci, in qualche modo che eh, lei vede, lei, ha visto lei alle ultime appunto, elezioni come campionessa di preferenze all'interno di un'area che, che ha riscosso molti consensi e che eh, soprattutto per lei aveva in qualche modo una... Apertura, un'autostrada per entrare nell'esecutivo, però diciamo, è stata una scelta ponderata e, comunque, sia che ha dei precedenti: eh, ha scelto la presidenza del Consiglio anche per no, dare il ruolo all'istituzione. Si è pentita di questa scelta? Sarebbe entrata. Eh, ad oggi, diciamo col senno di poi, allora, io volont... non ho fatto nessuna scelta nel senso che mm, non, non mi sono posta la domanda né prima né dopo. Io, eh, ho concorso grazie alla disponibilità che mi è stata data dal mio partito e dalla mia area a questa competizione elettorale. L'ho fatto con un grande impegno. Eh, per qualcuno, sono il frutto di, del voto uomo-donna. A ognuno le sue valutazioni, credo che il ruolo che mi è stato attribuito sia un ruolo molto importante, per il quale devo studiare molto perché veramente non avevo un'esperienza in questo senso, non conoscevo così bene l'attività di Palazzo Cesaroni e dell'assemblea legislativa. Credo che sia un ruolo importante. Non ho nulla da rimproverare a chi mi ha accompagnato in questa esperienza, chi ha magari ha pensato per me, quindi penso alla Presidente Marini, all'Onorevole Bocci, come lei appunto diceva. Forse hanno pensato che per me poteva essere giusta questa collocazione. I miei colleghi, eh, che hanno diciamo accettato questa proposta, e eh, mi impegno a svolgere questo ruolo con grande serietà. Mm, dire forse era meglio essere assessore, non credo. Non sono valutazioni che non, che non ho fatto e che non intendo fare insomma, in, questo, in questo mandato perché credo che l'impegno che ci è stato dato è importante. Anche da semplice consigliere mh, non era cosa facile per quello che mi riguarda, quindi partecipare alle commissioni, istruire i lavori, era comunque una situazione nella quale mi sarei dovuta impegnare molto perché vengo da un'esperienza di amministratore provinciale dove sì, avevo maturato qualcosa in più rispetto a quella precedente di amministratore comunale. Ho sempre detto che va tenuto in considerazione la complessità della regione e quindi eh, anche rispetto alle sollecitazioni di prima, esecutivo e, diciamo, consiglio, e assemblea legislativa, perdona, non mi sento assolutamente sminuita da questo ruolo. Ecco. Due minuti per due domande flash. Brunacci. Presidente, quando eh, cominciamo a discutere di sciogliere l'assemblea legislativa e andare verso una macro regione che serva agli Umbri? Credo che sia un processo già diciamo, nel, nei pensieri di qualcuno per cui l'Umbria non deve opporre delle resistenze, ma porsi veramente in un atteggiamento di proposizione comprendendo che questa può essere l'occasione per l'Umbria. Che La... idea Marchio e Toscana io ho un'idea di una macro regione che ci veda centrali l'abbiamo detto anche in, in campagna elettorale con molta chiarezza la riforma delle province in realtà è stata la riforma delle città metropolitane Firenze al nord e Roma al sud ci danno l'opportunità di essere baricentrici di, rispetto a una macro regione che vada da mare a mare e quindi una grande opportunità per Perugia, per l'Umbria, per l'Italia centrale quindi acquisire una massa critica diversa Presidente veniamo da tanti... Veniamo da tanti tavoli di lavoro stazioni del PD sulle riforme endoregionali. Eh, le partecipate è una di quelle tanto decantate che però ancora non è arrivata in concreto. Che tempi si dà? Che tempi dà l'Assemblea legislativa? Ma credo che non saranno tempi lunghissimi perché è percepita come una necessità da parte di tutti noi come maggioranza e per anche dei gruppi di minoranza, quindi credo che ci saranno tempi brevi per questo tempo di riforma. Bene, anche per oggi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione e salutiamo i nostri ospiti, la Presidente Donatella Porzi, Marco Brunacci del Messaggero Umbria, Alessandro Antonini del Corriere dell'Umbria. Arrivederci alla prossima puntata.